sto spuntando una zucchina. E io che credevo di cavarmela con uno yogurt oggi, invece a pranzo arrivano tutti, e chi vuole la pasta, e chi vuole la pizza, e chi vuole il pesce. Meno male che c'è Arturo. Non è il mio chef boy. Arturo è un coperchio, anzi è il sistema di cottura biomagnetico di Fimastars Magnetic Cooker, che di pregi ne ha tantissimi. Per cominciare, oggi mi fa risparmiare tempo. Mai fatto la pasta a secco? Con Arturo si può e non devo aspettare che bolla l'acqua. E adesso facciamo questa gustosissima ricetta di pasta con le verdure e la pancetta. Irroro con pochissimo olio la mia padella. Aggiungo un poco di cipollina per insaporire, i pomodorini, pomodorini ciliegini vanno benissimo, il peperone, adesso la zucchina, poi metto la pancetta. A questo punto verso la pasta a secco. Unica accortezza, dovrò aggiungere un bicchiere di acqua per ogni etto di pasta. Mescolo appena, la nostra pasta è pronta per cuocere. Ho risparmiato anche sui condimenti. Grazie alle proprietà di Magnetic Cooker, che è un coperchio con i buchi fatto di una accoppiata vincente. Il principio fisico di Venturi, in pratica un gioco di passaggi calibrati e fori opportunamente posizionati, e di vapore che consente di cuocere i cibi a una temperatura più bassa e quindi anche più sana, senza dispersione. E poi c'è il magnete, di cui sono dotati i coperchi Magnetic Cooker, che rivitalizza i cibi in cottura anziché deprimerli. Siamo pronti per coprire la nostra pasta e per fare andare a fuoco vivo. Mentre aspettiamo che dall'inserto dei due coperchi esca lo sbuffo di vapore che ci indica che la cottura sta iniziando, facciamo la pizza. Mai fatta la pizza senza forno? Con Arturo è possibile. Devo ungere la teglia. Non ho acceso il forno, non ho calore in cucina, non sto consumando elettricità. La pizza in padella può essere fatta come qualsiasi altra pizza, la napoletana. Quindi aggiungo la salsa di pomodoro. Io trovo che sia più gustosa con qualche pomodorino ciliegia. A questo punto metto la mozzarella, qualche acciughina per insaporire. La nostra pizza è pronta per andare sul fornello. Copro con Magnetic Cooker. Anche per la pizza bisognerà attendere l'uscita dello sbuffo di vapore che mi indica l'inizio della cottura. Ecco lo sbuffo di vapore che fuoriesce dal nostro sistema di cottura Magnetic Cooker. A questo punto mescolo, possiamo aggiungere un pizzico di sale, ricopro e abbasso la fiamma. La nostra pasta sarà pronta nei tempi indicati dalla confezione. Andiamo a vedere che cosa è successo alla pizza? È bellissima la nostra pizza! Sta cuocendo, è ora di abbassare però il fornello. La pasta è pronta! Ecco le nostre penne con le verdure, cotto tutto insieme. Con pochissimi condimenti, a tutto vantaggio per la salute e i cibi che hanno mantenuto inalterate le loro proprietà nutritive. E adesso vediamo a che punto è la nostra pizza. Spengo il fornello, la pizza è pronta. Visto com'è bella? Sembra fatta veramente col forno.
E adesso facciamo le patatine fritte. Il fritto è il sistema di cottura in cui il magnetic cooker dà il meglio di sé. Friggeremo a freddo le patatine direttamente dal freezer. Vanno nell'olio freddo. Dovrò preoccuparmi soltanto che l'olio copra il cibo che intendo friggere con Arturo. Poi lo metto sul fuoco, alzo la fiamma e copro con Arturo. A questo punto dovrò solamente aspettare che il vapore fuoriesca dal coperchio. Prendo questi pomodorini, li taglio e che cosa ci farò? Il pesce spada all'acqua pazza. Qual è il vantaggio? Che il pesce è direttamente surgelato. Lo prendo dal freezer. Se vi siete dimenticate di scongelarlo, nessun problema. Allo stesso modo viene benissimo anche la carne. Ungo appena la teglia, dispongo il pesce, ancora surgelato, direttamente nella padella a freddo. Adesso aggiungo i pomodorini, un poco di cipollina per insaporire, un po' di prezzemolo tritato. Niente sale per il momento. Metto sul fuoco, copro con il mio fedele Arturo e anche il pesce surgelato sarà pronto in pochissimi minuti. Alzo la fiamma e aspetto lo sbuffo di vapore. A questo punto andiamo a vedere le nostre patatine. Quando si frigge con Arturo bisogna usare alcuni accorgimenti. Il primo è quello di spostare la pentola dal fuoco. E questo per un discorso di temperature. Poi il coperchio va rimosso sempre in orizzontale affinché il vapore non vada ad inficiare la croccantezza del nostro fritto. Le patatine sono bellissime, dorate, cominciano a cuocere. Posso rimetterle sul fuoco sempre con l'accorgimento del coperchio in orizzontale e proseguire la cottura a fiamma anche meno vivace. E adesso giriamo il nostro pesce. Perfetto. Ancora pochi minuti e sarà pronto. Mettiamo un pizzico di sale, pochissimo. È importantissimo contenere l'uso del sale con Arturo perché i cibi sono più saporiti. 2 minuti e il pesce sarà pronto. Credo che nel frattempo siano pronte anche le patatine. Perfetto, sono belle dorate. Possiamo spegnere il fuoco sotto le patatine, spostare la pentola che le contiene e lasciare raffreddare un secondo. Le nostre patatine sono pronte per essere impiattate. E io adesso vorrei farvi notare una cosa. La limpidezza dell'olio, e non c'è odore di fritto qui dove abbiamo cucinato e fritto le patatine. Questo olio è limpidissimo, lo metto nel bicchiere affinché possiate vederlo. Grazie al sistema di cottura biomagnetico, Magnetic Cooker, noi abbiamo la possibilità di riutilizzare l'olio di semi che abbiamo usato per friggere, perché guardate, la trasparenza è assolutamente senza impurità, non ha raggiunto il punto di fumo. Questo preserva la nostra salute e preserva l'olio che può essere riutilizzato, quindi un altro risparmio in cucina. Dorate, croccanti come piacciono alla mia famiglia. A questo punto possiamo anche salare le patatine. Ecco le patatine fritte cotte con Magnetic Cooker. Vediamo se anche il nostro pesce è pronto. Infatti lo è. Bello, dorato. Ecco che anche il nostro pesce spada è pronto. Questi piatti, le penne con le verdure e la pancetta, una pizza napoletana classica, le patatine fritte,
le fette di spada all'acqua pazza sul sito Emoticibo. Emozioni, ricette e gloriosità, il mio food blog che ospita anche tutte le altre preparazioni che si possono fare con Arturo. I vantaggi di Magnetic Cooker. Utilizzando Arturo è possibile cucinare a temperature più basse che preservano negli alimenti i preziosi nutrienti contenuti in natura. Si assicurano alle sostanze dei cibi il massimo della loro funzionalità nutritiva ed energetica per essere meglio utilizzate dall'organismo, grazie al magnete del brevetto FIMA STARS. Si può friggere a meno di 120 gradi, ottenendo ugualmente un cibo dorato e croccante, ma evitando la formazione di sostanze nocive. Si può abbattere l'uso del forno con conseguente e sensibile risparmio energetico. Si riduce il consumo di sale e di altri grassi in cottura con innegabili riflessi sulla salute. Si risparmia tempo nella preparazione dei piatti e nel riordino della cucina. Ma cosa volete di più da un coperchio?